doveva essere il fiore all'occhiello della nuova città pitagorica dopo l'alluvione del 1996. Invece è soltanto un quartiere rimasto, senza contratto. Vennero in tanti, proprio tra queste strade intitolate ai grandi sindacalisti della nazione, nomi altisonanti come Giuseppe Di Vittorio, Achille Grandi, Eugenio Curiel, per solennizzare l'impegno, la promessa. Non più un ghetto, non più il quartiere degli esclusi e dei marginali, ma un polo protagonista del rinnovamento urbano nella regione, in una città piegata dall'inquinamento e dal degrado, dalla chiusura delle fabbriche. Adesso qui c'è soltanto angoscia, amarezza, rassegnazione. Sono questi i sentimenti prevalenti tra gli anziani e i giovani, le donne e i bambini che giocano tra le macerie di quel che era un vivace e popoloso rione ritagliato sulla sponda dell'Esaro, tra la fabbrica e la campagna, ora drammaticamente spappolato e destrutturato da un intervento di recupero finito male. Qua c'è a livello politico che l'abbiamo votato per 8 anni di fila, l'abbiamo votato tutto il Fondo Gesù a questo comune insieme con i dirigenti, con Magnabelle, si sono lavate le mani, dopo uscite sin da quel collare, ci hanno promesso mare e monte, ci hanno spostato come me altre 16 famiglie più 8 a fianco, e sono da 8 anni fuori, pagano degli affitti ad altre famiglie che l'hanno messo in casa in affitto e pagano 400 euro al mese il comune, e sono già 8 anni che li pagano. Per quanti anni devono pagare queste persone? A me mi hanno spostato in una casa parcheggia qua e no, non ho voluto a casa, perché andare a cercare la rimosa ogni mese per cercare i 400 euro. L'avessero fatto il rione nuovo, nonostante che sono 8 anni che pagano l'affitto, il comune, un sacco di famiglie, 400 euro al mese. Fai il conto lei, 8 anni o 9, quanti sono? Pasquale, qual è l'appello che... Niente, è di darsi una mossa, perché il Fondo Gesù è stufo. E non lo so, perché vogliono bloccare il rione intero completamente, nemmeno fanno parte nel pullman romano, vogliono bloccare l'entrata e l'uscita. E della mossa, perché il comune non può promettere sempre e non mantiene mai una parola, una. Un piccolo, grande manicomio urbano fatto di incomprensioni, ritardi, abbandoni, sovrapposizioni a cui nessuno più riesce a porre rimedio. E per quanto è vero che anche i quartieri hanno un'anima, qui al cuore del Gesù l'anima soffre forse più della stessa materia. La coscienza è scossa da una condizione di emblematico fallimento, la fine di un sogno, l'annullamento di una speranza. Ogni città ha i suoi miti, le proprie leggende, i suoi luoghi simbolo, ma anche le sue nevrosi, le angosce, i complessi, le paure recondite. Siamo andati con le nostre telecamere a vedere da vicino un nervo scoperto, un punto nevralgico dei ritardi del Sud sprofondato nella crisi. Proprio qui a Crotone, dove il contratto di quartiere doveva servire a convincere tutti a cambiare, a migliorare con l'aiuto del governo, della regione, del comune, proprio qui dove lo Stato, quello con la S maiuscola, è andato via, passando veloce con i suoi ministri, sindaci, presidenti, lasciando quasi 100 famiglie nella solitudine e nella disperazione tra case demolite, memorie infrante, rancore e rabbia. Quartiere Gesù presente, ci torniamo ancora domani.